tutti e grazie di essere qua alla rubrica A Tu per Tu sul giornale telematico Taccuino Centese. Oggi siamo in una location a Cento, Seva Protezione. Con noi Alberto Minarelli e Morena Minarelli, che sono qua con me per parlare della loro azienda. Partiamo da Alberto. Quando è nata Seva? Seva è nata nel lontano 1968. Dunque, oramai sono oltre 50 anni dai nostri genitori, ecco. Giancarlo e Franca, che hanno iniziato l'attività insieme. Dunque, ha preso i due fratelli, Morena? Sì. Dunque, tu che ambito sei, Morena? Io seguo, diciamo, la parte vendite sulla gestione degli ordini e conseguentemente anche la fatturazione, un po' la parte amministrativa. E mi dicevi anche le vendite più che altro in Italia. Esatto. Vero? Sì. Invece tu, Alberto? Beh, diciamo, io seguo più la parte produttiva o quella riguardante la produzione dei prodotti, quindi la fabbricazione, lo sviluppo, quindi disegno, dal disegno fino alla fine della realizzazione. E anche comunque le strategie aziendali, che comunque sono sempre fatte in accordo anche con tutti i componenti della famiglia, anche per quanto mi riguarda, un po' gli agenti di vendita sul mercato nazionale, quindi i nostri rappresentanti. Certo, però si chiama Seva Protezione. Perché il titolo Seva? Beh, noi ci occupiamo della protezione appunto a 360 gradi del corpo, quindi dalla testa ai piedi, con i dispositivi di protezione individuale, quelli che sono i DP, i famosi DP. Ecco, io chiedo a Morena una cosa: per il Covid, che c'è stata questa emergenza Covid, come vi siete comportati, vedendo che voi siete protezione e sicurezza? Beh, diciamo che in quel periodo abbiamo avuto moltissime richieste, ovviamente, perché avendo i prodotti specifici proprio per questo caso, abbiamo provvigionato molto materiale rispetto al solito per superare, insomma, questa richiesta, che è stata veramente elevata, di mascherine, soprattutto inizialmente quelle solamente chirurgiche, e poi siamo passati a una FFP2, che era quella richiesta in un secondo tempo, più tutte le varie tute. Abbiamo fornito moltissimi nostri clienti già che avevamo, e anche molti nuovi, anche molti enti che servivano, anche gli ospedali, insomma, nell'emergenza. Certo, poi per arrivare qua c'è anche un'area visitatori per venire a vedere i vostri dispositivi, perché noi adesso qua siamo in un bellissimo ambiente dove vediamo di tutto di più: mascherine, giubbotti, scarpe antinfortunistiche, ma quello che vedo io, possono venire anche le persone a vedere tutto ciò? Beh, allora, noi abbiamo uno showroom che è abbastanza ampio, perché è circa 1000 metri di showroom, dove sono presenti praticamente tutti i nostri prodotti, dalla calzatura, i guanti da lavoro, l'abbigliamento, gli accessori, un po' tutto, e chiaramente possono essere visitati da chiunque. È chiaro che accogliamo prevalentemente i nostri clienti principali, che sono rivenditori nel settore dell'antinfortunistica o comunque chi poi andrà a vendere il prodotto all'utilizzatore finale. Ecco, ma io vedo qua una bellissima scarpa, che io mi sono innamorata perché ci sono anche quelle femminili. Ecco, qua, cos'è questa? Allora, questa è la giro forte, perché si veda, sì, meglio il marchio. Noi abbiamo chiuso una... siglato un accordo con Abarth, che è riconosciuto come marchio del gruppo Stellantis, adesso originariamente Fiat, e per l'utilizzo appunto del marchio nelle calzature da lavoro, che possono essere sia di sicurezza che occupazionali. Quindi noi utilizziamo questo marchio producendo questi modelli molto giovani, moderni, accattivanti, colorati, leggeri, molto comodi anche, e che vanno in questo settore, quindi nel settore della sicurezza, ma anche, diciamo, per alcuni modelli possono essere utilizzate anche nel tempo libero, anche nello sport. E anche nello sport, sì. Ecco, da praticare, sì. Una che va in palestra come me, penso anche
Morena, insomma. Sì, per esempio c'è un modello che è la tua sinistra, quella nera ad esempio, che non ha il puntale, quindi non ha una protezione nella punta come invece questo modello, però ha delle caratteristiche che vengono dal mondo del lavoro, rimangono e vengono messe a disposizione nella vita di tutti i giorni a chi la usa, e quindi comunque diventa una calzatura ancora più confortevole perché ha certi requisiti. E niente, siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo, abbiamo un'esclusiva per l'Italia, per Abarth, in questo settore, e stiamo puntando molto su questo nuovo marchio. Bene, io ho una domanda curiosa. Ovviamente è un'azienda che abbiamo detto che è nata nel 1968 e ha visto dei cambiamenti, ovviamente. In questo momento, vedendo quello che sta succedendo anche all'estero, qua come si può affrontare questo problema alle aziende? Voi che siete forti, come si può intervenire e cercare, insomma, di andare avanti? Perché non è facile in questo periodo. Potete dare un consiglio? Morena, Alberto? Per quanto mi riguarda, penso che sia una cosa condivisa anche con Alberto e i miei genitori. Diciamo che la chiave è sempre che non bisogna fermarsi e bisogna comunque andare avanti, trovare sempre delle cose innovative che possano sviluppare comunque il lavoro, perché comunque i momenti sono difficili per tutti, e quindi si cerca sempre di, dove si può, di recuperare qualcosa per investirli in altre cose più innovative. Certo, anche perché io mi sono informato, che ho anche guardato, che c'è la sebashop.it. Che cos'è, Alberto? Sì, da penso oramai un paio d'anni abbiamo creato all'interno dell'azienda un punto vendita vero e proprio, una sorta di negozio che non è uno spazio aziendale, ma è proprio un negozio rivolto al pubblico, quindi a tutti, anche i privati, con scontrino fiscale. Quindi è chiaro che è a livello locale, ecco, non ci sono dei copia e incolla in giro per l'Italia, c'è un unico punto vendita qui all'interno dell'azienda, dove è possibile acquistare con anche delle condizioni favorevoli tutti i nostri prodotti. Ecco, dunque l'evoluzione dell'azienda dunque. Beh, allora, l'evoluzione, come diceva mia sorella, noi siamo partiti nel 68, quindi effettivamente abbiamo avuto diverse trasformazioni, perché siamo partiti come azienda produttrice locale, quindi producevamo tutto qua a Cento di Ferrara. Nel tempo abbiamo dovuto delocalizzare tante produzioni per questioni di costi, esigenze di costi. Adesso lavoriamo praticamente con tutto il mondo anche come produzione, quindi tanti prodotti arrivano dall'estero, anche da paesi dell'Asia, lontani, sempre per esigenze di costi, ma seguiamo comunque dall'inizio alla fine tutto il processo dello sviluppo del prodotto. Quindi noi abbiamo circa 2000 prodotti nel nostro catalogo, che è diventata un'enciclopedia nel tempo, che vanno dai guanti, che originariamente era il primo prodotto, fino a addirittura anche gli utensili. Abbiamo inserito adesso anche degli utensili a mano, che non sono di più, però completano la gamma. In mezzo c'è di tutto e di più: calzature, abbigliamento, accessori, protezione delle vie respiratorie, protezione della vista, dell'udito, tutto. Tutto quello che serve nel campo lavorativo, quindi nell'ambiente di lavoro. Ecco, anche nei cantieri, che anche lì, cantieri poi dove insomma il pericolo imminente, certo, vedendo anche quello che si sente in televisione, sì, perché in aumento. Sono anche in aumento. Infatti il cantiere è certamente uno degli ambienti più a rischio, noi facciamo parte anche di una categoria, di una associazione di categoria nel settore della sicurezza, che si chiama Assosistema Sezione Safety, dove cerchiamo di portare avanti proprio la cultura della sicurezza. Stiamo dialogando anche con i ministeri, quindi con lo Stato vero e proprio, per arrivare a divulgare la sicurezza già dalla scuola primaria, quindi come è già così anche per quanto riguarda la sicurezza stradale. Bene, quindi questi progetti che servono per i giovani. Esatto, perché diventi proprio una forma mentis, quindi un modo di pensare, di interpretare la sicurezza sul lavoro come una priorità. Eh beh, certo, perché ci vuole l'imprinting, che è questa impronta che si deve avere, certo, fin da bambini, esatto, questa professione, vero Morena? Pensa che... Sì, perché le aziende magari per risparmiare non prendono i dispositivi che servono,
e vanno incontro a dei pericoli per gli operatori, i loro dipendenti, che sono veramente molto alti. Per risparmiare qualcosina, alla fine dopo rischiano molto, davvero tanto. Ci sono oltre 1000 morti sul lavoro ogni anno in Italia, quindi c'è tantissimo da fare, e sono estremamente più alti gli infortuni, perché sono cifre a tantissimi zeri, parliamo di 200-300 mila persone che hanno un infortunio sul lavoro, 1000 di questi muoiono, quindi capisci che è un tema molto importante. È vero. Dunque, io adesso, mentre sto parlando con i ragazzi, di fianco a me vedo la foto di famiglia, che poi vi farò vedere nell'intervista, e la cosa bella è che Se Ho Protezione dunque nasce da due genitori, dato papà prima. Beh, diciamo insieme, entrambi hanno pensato di iniziare l'attività insieme per arrivare ai figli e a un futuro. Lo speriamo. Okay. Sempre avanti. Noi siamo, rappresentiamo la seconda generazione, anche se ormai non siamo più dei ragazzini, nemmeno noi. Speriamo che si arrivi alla terza. Ma certo, bisogna essere sempre ottimisti. Positivi, certo. E sempre positivi. Ecco, meglio ottimisti, va, vedendo anche il periodo. Mi piacerebbe specificare che i nostri genitori sono tuttora in azienda e ci tengono ad esserci, nonostante abbiano già la loro età, insomma. Sono comunque tutti e due presenti, ancora molto attivi, e coinvolti in tutto quello che succede. Certo, anche per dare consigli, perché non sembra, ma i genitori sono questo pilastro di fiducia che serve sempre. Sul lavoro, fonte di esperienza. Ecco, e dunque da loro si può imparare tanto. Soprattutto si impara la tenacia e non arrendersi mai, perché comunque loro sono partiti in un periodo veramente diverso, dove era tutto più semplice, e adesso invece c'è un po' da lottare, siamo sempre qua, insomma, tutti e quattro presenti. Bene, e la famiglia è il nostro punto forte di questa azienda, dunque venite, seguite la pagina sembashop.it, venite anche a vedere se volete incuriosirvi. Ringrazio Alberto. Ringrazio Morena di essere stati qua nella mia rubrica e ringrazio voi che ci seguite. Grazie a te, Laura. Grazie. Prego. Grazie mille. Grazie e arrivederci.